Ma mi importa una sega, se volete mi importa una sega nella intro. Salve a tutti ragazzi, sono ZWillyX ed in questo nuovo video vi mostrerò il resto dei veicoli che arriveranno ogni martedì su GTA 5 Online. E stiamo parlando quindi di 9 veicoli, dato che la Rockstar ne ha già rilasciati 4. 4 in una settimana, tra cui una gratis. Mai vista una cosa del genere da parte della Rockstar, che stavolta ha ascoltato la comunità e che ringrazio per questo DLC pazzesco. Dunque, innanzitutto ringrazio Blade per avermi fornito questi gameplay su GTA 5 per PC. Parliamo adesso dei veicoli rimanenti. Questa è la lista dei veicoli che la Rockstar deve ancora rilasciare su GTA Online. Abbiamo la Savestra, la Viserys, la GT500, la Revolter, la Neon, la Z190, la Hustler, la Comet SR ed infine la Camacho. Questi sono i prezzi delle auto con una sbarra sui veicoli già rilasciati. E queste sono le immagini dei veicoli rimanenti. A prima vista sembrano delle bombe, ma per dare questo dopatissimo aggettivo alle macchine dovremo prima darci un'occhiata più da vicino. Abbiamo 8 veicoli sul sito Legendary Motorsports e un veicolo sul sito Super San Andreas Super Autos. Intanto vi consiglio di guardare il video della Lautarch, auto super rilasciata l'altro ieri, davvero spettacolare come super, e della Sentinel Classic, una vecchia auto di GTA 3 e GTA Liberty City Stories. Troverete tutti i video dei 4 veicoli già rilasciati nella descrizione. E partiamo subito con i gameplay. Cominciamo dalla Comet SR. La Comet SR costerà $1.145.000. Davvero niente male come aspetto, spero non sia una copia delle altre Comet a livello di prestazioni, ma che abbia invece qualche caratteristica particolare che differenzia quest'auto dalle altre Comet, o comunque dalle auto della sua categoria. E sembrerebbe proprio di sì, perché nella saga di GTA non si è mai vista una Comet con un aspetto unico come il suo. La prossima auto invece riguarda la GT500. La GT500 avrà un prezzo di $785.000. Un'auto classica che finalmente è nelle sportive classiche. Abbiamo visto la Rockstar mettere fuori strada e classiche nelle sportive senza un apparente motivo, ma finalmente quest'auto sarà un'auto della categoria corretta rispetto al suo aspetto. Chissà se la GT500 poi sarà migliore della Z-Type, che attualmente è l'auto sportiva classica più veloce di quella categoria. You got lucky, buddy. Poi abbiamo l'Hustler, un'auto della categoria Muscle. La Muscle Hustler costerà $625.000. Questa macchina esisteva già in GTA San Andreas, però non so voi, a me sembra una cagata assurda. Secondo me questi saranno soldi buttati, poi chiaramente staremo a vedere. Dopodiché abbiamo la Z190, una sportiva classica niente male. La Z190 costerà $900.000. Spero abbia delle buone prestazioni anche questa, e secondo me ha un aspetto migliore della GT500. Non so voi, ma io preferisco questa. Spero davvero che quest'auto avrà delle buone prestazioni, perché il suo aspetto veramente mi piace parecchio. Eccolo qua, l'ultimo veicolo del sito Super San Andreas Super Autos.
il fuoristrada Camacho. La Camacho, unica auto che non fa parte del sito Legendary Motorsports, avrà il prezzo più basso di tutti questi veicoli, perché costerà $345,000. Una Jeep della categoria fuoristrada, dove anche qui le sospensioni si regolano rispetto alla velocità che state guidando. E sono davvero contento dell'aggiunta di questi fuoristrada da parte della Rockstar. C'è anche da dire che però è un peccato vedere che il resto dei contenuti sia troppo alto. E chi non ha un account moddato non può essere un grande collezionatore di veicoli, specie di veicoli praticamente inutili in free mod, come questo fuoristrada. Chiaro, magari una bomba come fuoristrada, se compariamo questo veicolo con tutti i veicoli esistenti in GTA Online, possiamo dire che la Camacho sarà praticamente inutile. È questo che volevo intendere con questo discorso che ho appena fatto. Buddy! Abbiamo poi la Fister Neon. La Neon invece sarà una delle più costose, perché costerà $1,500,000. Auto sportiva a 4, esatto, 4 posti. Ma non è finita qui, perché si tratta di una sportiva elettrica. È fantastico. Io spero però che non sia solo bomba come aspetto, ma che abbia anche una buona velocità massima. Anche perché, se vi ricordate bene, nelle sportive elettriche non abbiamo mai avuto una sportiva che raggiunge una velocità massima poi così alta. Look out! Dopo 15 c'è la Viseris, la Viseris, auto sportiva classica a 2 posti, che secondo me non ha un aspetto così bellissimo. La Viseris, la Viseris, chiamatela come volete, avrà un prezzo di $875,000. Non ha un aspetto che sinceramente a me fa impazzire. Vedremo se poi le prestazioni generali saranno buone, ma soprattutto se ci saranno delle modifiche per migliorare il suo aspetto. Che bello vedere queste cose. Ora tocca alla Übermacht Revolter. Una sportiva parecchio costosa, ovvero $1,610,000. Un'altra sportiva a 4 posti, niente male, niente male davvero. A primo impatto sembrerebbe essere una Bentley Chrysler. Devo però dire che dal gameplay non sembrerebbe essere una sportiva adatta per le gare. Più che altro sembrerebbe essere una di quelle auto che si possono permettere solo le persone con gli account moddati, per far finta, diciamo, di essere ricchi a Los Santos con una Bentley. Qui abbiamo la Savestra, costerà $990,000. Una sportiva classica a 2 posti. Sembra una di quelle auto che usano i rapinatori per rapinare tabaccai o farmacie. Auto da tossici ignoranti. Staremo a vedere in futuro se le sue prestazioni in generale saranno buone, ma soprattutto se sarà una buona auto con cui derapare, perché a me non sembra per niente essere una sportiva classica adatta a gare. Non so voi.
Quindi niente ragazzi, fatemi sapere la vostra auto preferita tra queste tra i commenti e anche quella che fa più cagare. Ringrazio nuovamente Blade per i gameplay forniti, troverete il suo canale nella descrizione. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su a questo video. Se volete vedere il gameplay della Senna Classic, della Straighter, della Hermes o della nuova auto super bomba Outarch, troverete tutti i video su queste macchine nella descrizione di questo video. Da ZWillix è tutto, ci sentiamo al prossimo video!